Devo andare su? Pro prova. Buongiorno a tutti. Sta cominciando qualcosa, quella per la quale vi siete, siete tutti qui oggi. Io sono Chiara Gaiola, sono l'assessore, diciamo oggi in particolare alle politiche giovanili della città. Tanto grazie e benvenuti. Eh, oggi pomeriggio è appunto il. Diciamo, il, primo, il, il primo pomeriggio di questi due giorni importanti. Il festival si è svolto anche nei giorni precedenti con le attività didattiche e, e i, nostri, i nostri ragazzi. L'appuntamento di oggi è un bellissimo appuntamento al, al quale hanno lavorato tantissimo le persone che collaborano tutti i giorni e lavorano tutti i giorni dell'anno al Festival della Scienza e dell'Innovazione. Ci tenevo ovviamente a ringraziarli perché il Festival. È un appuntamento che voi vedete diciamo, una settimana all'anno ma per il quale si lavora tutti i giorni dell'anno. Dicevamo prima con il direttore del festival che eh, già a novembre-dicembre si pensa a che cosa si farà nell'anno successivo, per cui eh, è un lavoro davvero, davvero lungo. Mi fa estremamente piacere che che la sala sia piena, vuol dire che abbiamo incontrato e conciliato bene il tema del festival con i vostri gusti. Io non la farei lunga se non ringraziando la struttura, ringraziando Fondazione CM, ringraziando Biblioteca, che ha lavorato a questo festival eh, e ringraziando anche tutti i volontari. Come vedete sono tutti i ragazzi giovani che prestano la, la propria insomma, come dire, passione, la propria attività, la propria voglia di fare per questo appuntamento che è... Diciamo l'appuntamento di divulgazione scientifica più importante della città, ma che ha, dà alla nostra città visibilità eh, nazionale. Quest'anno è un anno importante, è il decimo anno, ed è il decimo anno anche grazie a voi che ci avete sempre creduto e che avete sempre frequentato questo festival. Non la faccio più lunga, grazie a tutti e buon pomeriggio. Allora, buonasera, buonasera a tutti, io sono Simone Arcagni, sono il direttore scientifico di questa edizione del Festival, sono qui per presentarvi quelle che state aspettando, che non sono sicuramente io, e che sono i The Jackal. Eh, I The Jackal è un gruppo, è un gruppo comico, ma forse comico è persino riduttivo, che nasce nel 2005 a Napoli, si sono subito distinti per i loro video parodici, umoristici su YouTube, sono poi passati su diversi mezzi, hanno sperimentato diversi media, hanno, si sono cimentati con le web serie, mi ricordo ancora quando presentai a un festival di Perugia Lost in Google per chi se la ricorda. Eh, hanno poi sperimentato la televisione, l'editoria, il cinema, i brand video. Avremo modo oggi di parlare con loro di tutto. Tutte queste, eh, queste esperienze. Ma prima di introdurvi gli ospiti, vi vorrei far vedere un brevissimo video che racconta un po' gli inizi della loro storia. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right We started making out, and she took off my pants But then I turned on the TV And that's about the time that bitch hung up on me Nobody got you when you're 23 And I still wanna lose my brain for cows What the hell is calling me? I wouldn't say I should have my age What's my age again? What's my age again? Deep. Ah già capisci ma sfidere fideri cavassano Ma perché sembra questo bicchiere pipì? E paragonarla a me che è la quarta volta me che me ne sei chiuso la macchina Io e Claudia ci sposiamo sì, Questa estate! Si sì, frusano dei sottobicchieri Si mettono sotto i bicchieri così l'acqua non cade sul tavolo Ma che problema avete tutti quanti con l'acqua? Ma tu che fai a capodanno Il termostato? Ah!

Nu film non la suona che sale le scale, Paolo. Se un deficiente, faccio il caffè. mi prendo indebitamente gli applausi. dei De Giacal che chiedo di venire. qua con noi abbiamo Anna Manzo e Fabio Balsamo. Salve, De buonasera. De Prego, a buonasera a tutti. Quanti siete? Oh. Pensavo un po' meno, invece ci sono tante persone, bello Tutti i miei parenti Che meraviglia <ride> Allora La mia <famiglia> grande che hai <ride> Mannaggia, non me lo dire Tutti a reddito Ma allora, volevo... Che bello, che bello questo video, The Beginning, gli inizi, sì. i bambini E allora comincerei da qua, ci raccontate i The Jackal bambini Un sogno Quando bambini com... Quando avete cominciato, perché... Avete individuato YouTube? Come l'avete individuato? Che cosa ci avete trovato e che cosa avete, ci, vi siete detti con questo mezzo facciamo queste cose? Allora, il progetto nasce da, dall'amore, dall'amore. Inteso nella declinazione tra amici, tra Ciro e Simone, che si conoscevano già dall'asilo, come avete potuto vedere erano proprio dei bambini piccoli. Più in là le hanno fatto l'elementare le insieme, poi alle medie hanno conosciuto il direttore artistico e regista attuale che è Francesco Capaldo. Francesco e basta, conosciuto in nome d'arte, e um, il loro professore, il loro professore di italiano, gli dava dei compiti da fare sul cinema perché c'era questo cineforum pomeridiano dove loro dovevano portare delle inquadrature come compiti, c'era un'attività extrascolastica, no? così si chiamava dove i ragazzi dovevano portare delle riprese e Ciro rubava perché Ciro già rubava. Uh, la camera del papà e la utilizzava per queste riprese tra l'altro avete visto c'erano dei carrelli fatto, fatti con lo skateboard ma l'esigenza perché l'arte nasce sempre da un'esigenza espressiva no quando ci preme dire qualcosa è lì che il bisogno di raccontare qualcosa fa nascere poi questi progetti i ragazzi vengono da una realtà provinciale un po' difficile eh, si può dire, insomma, e non sanno giocare a calcio. Come potete immaginare, per un napoletano che viene da un quartiere un po' complicato e non sa giocare a calcio, cioè rompe tutti gli stereotipi del mondo. Quindi, hanno dovuto inventarsi qualcosa. Questa attività è stata un po' la loro salvezza, no? grazie anche a questo professore, che è una figura a cui loro tengono tantissimo, giustamente, che gli ha, fa gli ha fatto conoscere questa passione per il cinema. Hanno iniziato a fare questi filmini uh, facendo perdere per sempre i saggi di danza della sorella di Ciro che forse Vero. non ha mai superato questo, questo shock perché questo registravano trauma. i video sulle cassette che erano già nella camera quindi il saggio di danza è andato perduto per sempre. E il canale YouTube nasce dall'esigenza di... Uh, comunicare con gli altri e condividere con gli altri quello che loro facevano. Eh, loro hanno iniziato che erano al liceo, YouTube non esisteva, i video che realizzavano venivano messi sulle pennette USB e fatte vedere all'assemblea d'istituto. Quindi nel momento in cui arriva YouTube in Italia diventa quella cosa che... Um, Figo, proviamo a caricare un video, vediamo cosa succede. Uh, di lì è iniziato il successo del, del canale Do che di fatto si è trovato con una passione, un'idea e un progetto da coltivare nel momento, nel momento giusto uh, quando iniziavano, iniziavano a diffondersi le piattaforme di Uh, di condivisione dei contenuti YouTube, Facebook e quant'altro e insieme alla loro creatività, l'ambizione e la passione per quello che facevano hanno iniziato a creare una serie di progetti che nell'ambito del digitale si può dire senza nessuna presunzione che sono state delle vere e proprie uh, di inizio nell'ambito del, del digitale basti pensare a Lost in Google che all'epoca fu una vera e propria rivoluzione per chi non lo sapesse Lost in Google era una web è stata la prima web series uh, totalmente digitale che veniva caricata su YouTube e di volta in volta veniva registrata la puntata successiva rispetto ai commenti degli utenti per cui di fatto gli utenti che vedevano la prima puntata davano degli input uh, gli autori scrivevano la puntata in base a quegli input e, e poi veniva registrata eh, la, la puntata successiva. E il primo progetto che ha, pr ha portato alla fama il, il gruppo sì, The Jagger, un po alla ribalta, insomma, Che ha usato da, dai primi passi il linguaggio della parodia. Uh, rappresentare per iperbole cioè esagerare la rappresentazione da cui poi il nome è Jackal perché sciacallaggio dei film americani no? noi parodizzavamo quelli che erano i grandi film americani infatti poi abbiamo fatto il nostro primo film che poi è la, la diciamo la, la parodia di, di un blockbuster famosissimo che è Independence Day, quindi anche eh, il nome, il linguaggio era subito ironico, già da bambini hanno parodizzato la rappresentazione. Il titolo era meraviglioso del film, l'hai detto. Addio fottuti musi verdi, addio fottuti perché addio fottuti musi verdi è la battuta del tenente Ruzzo che fa il figo americano, anche quello è uno slang parodistico delle battute americane, addio fottuti musi verdi, che era sto Ruzzo fighissimo col sigaro. Era bellissima. Anche l'host in Google era bellissimo perché se l'è persa l'idea. Ne... Tanto che se l'è persa non esiste perché basta andare a vederla. No, eh, ma poi a livello produttivo era una follia perché rappresentare le cose che venivano scritte nei commenti, cioè per la prima volta i protagonisti di una produzione audiovisiva. Erano gli utenti. Ora siamo abituati, va detto, però stiamo parlando di tempi in cui uh, Facebook era uh, agli inizi, non c'era Instagram, non c'era WhatsApp. Quindi all'epoca era una vera e propria. Si è anche un po' assottigliato, diciamo, secondo me, la difficoltà di, di, di questa interazione. Adesso l'interazione è mi saluti su TikTok. Invece prima era. Fate esplodere un'astronave e noi dovevamo e fare esplodere un'astronave, era Questa un po' cosa... diverso però, era interazione anche quella vorrei dire soltanto perché se l'è preso se lo vada a ritrovare perché la trama è questa nell'episodio 0 il protagonista è al computer e si sfida a cercare Google su Google e cercando Google su Google si apre un vortice digitale che lo risucchia dentro Google e gli altri devono cercare di trovare la via per portarlo fuori immaginatevi tra l'altro la mi situazione. permetto di dire che per quanto il linguaggio sia semplice questo poi è indicativo di Fare comicità, fare intrattenimento leggero non vuol dire approcciare con superficialità, anzi, è il contrario, la leggerezza spesso richiede uno sforzo enorme di preparazione e di attenzione alla comunicazione c'erano degli effetti digitali che all'epoca erano rivoluzionari, cioè nel senso che avevamo i green screen, eccetera, ma ci sono degli ingegneri degli effetti speciali che facevano questa roba qui. Infatti Lost in Google li ha fatti diventare molto famosi, ma erano anche molto poveri. Infatti Più poveri eh, che più famosi. Po Infatti c'è questa, questa storia che raccontano che Alfredo, che è uno dei soci fondatori della società, per pagare l'affitto del, della sede in cui diciamo montavano e scrivevano del i miei, eh, che era un garage, sembra un luogo comune, tutte le cose nascono nei garage, però loro erano in questo garage di Melito dove quando pioveva dovevano tirar via il materiale per evitare che si rovinasse. Per pagare l'affitto ho organizzato un corso di montaggio in un weekend di 10 persone. E quelle 10 quote sono state l'affitto di quel mese perché erano famosi, li riconoscevano per strada, ma non avevano i soldi per pagare l'affitto. E l'host in Google è anche il primo contenuto in cui c'è un inserimento commerciale eh, all'interno perché oggi The Jackal è un collettivo artistico, è una società di videoproduzione, ehm, si occupa delle attività di talent management, dei, dei volti, ma è anche eh, diciamo una delle principali attività, è quella della collaborazione con i brand, quindi diciamo che tutto è avuto inizio da lì. E possiamo dire quindi, dico un'ovvietà che però adesso secondo me è importante, adesso ci sono i mezzi, adesso è possibile fare un montaggio con un'applicazione, però a volte questa facilità dei mezzi fa perdere un po' la voglia di raggiungere, perché la difficoltà spesso rappresenta una spinta. Non bisogna farsi condizionare da questa cosa, cioè i mezzi in più a disposizione adesso, secondo me devono essere un incentivo in più, non una semplificazione del contenuto, perché se dei ragazzi da un garage con un vecchio computer, riuscivano a fare quello che hanno fatto, figuriamoci che cosa si può fare adesso con i mezzi che si hanno a disposizione. Sì, io su questo prenderei una piccolissima parentesi. Faccio... Rimanendo nel mio ruolo di professore, guardate che stanno parlando di un momento storico che è stata una rivoluzione in Italia: cioè la possibilità di realizzare dei video che poi venivano condivisi con una piattaforma nuova perché loro nascono fondamentalmente con YouTube. È stato qualcosa che ha fatto esplodere una creatività che spesso l'Italia non pensava nemmeno di avere. Eh, ci sono stati loro che forse sono stati l'esempio più eclatante. Ma dietro di loro i The Pills, eh, i Licaoni, Sio, eh, eh, c'è stata la, la Web serie Preti e via dicendo e parlo di tutte eh, contenuti che hanno vinto i migliori premi internazionali. Cioè se voi guardate The Pills, Licaoni, eccetera, in quegli anni vincevano il Tokyo Web Fest, il Los Angeles Web Fest, il Marsiglia Web Fest, eccetera, 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 perché c'era una creatività in qualche modo repressa che YouTube ha, ha fatto esplodere. Voi siete stati in quel momento quelli che forse l'hanno esplorata in tutte eh, le sue possibilità. Anna prima parlava di brand, vediamo magari un vostro. Anche se tutte volte che dobbiamo vedere, noi dobbiamo fare delle, delle strane conformazioni di yoga per, <ride> per fare vedere eh, adesso... il brand ah. è rana, eh, vediamo un loro brand video, poi lo commentiamo. Allora Ciro, facciamo un taglio nuovo. Ah, oh, oh, Una cosa bravo, bella, fresca, bravo, fresca bravo, nuova. Anche eh, eh, dai, 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 un, esatto, un po' pazza. Eh. No, una pazza. Un'avventura. Anche un po' pazza. Bravo, Gino. Bravo, Silvana. Tagliato, Se c'è una cosa che ho imparato dal barbiere è che tutti diciamo di amare l'avventura, i cambiamenti, ma la verità è che a noi le cose nuove ci fanno cacare sotto. Non ci sta niente da fare, siamo fatti mm. così, siamo abitudinari. Che io avrei pure un armadio pieno di vestiti Ma tanto alla fine metto sempre le stesse cinque cose nere se per caso sono tutte a lavare è un disastro Giugati! Io sono perduto senza di te È come se una parte di me mi giudicasse ogni volta che provo a mettere qualcosa di diverso dal no. solito Abbiamo completamente perso il cervello Perché? Una camicia fluo eh, Flu, Un fulmine fluo cambiare, in una vita eh, placida eh, e mediocre su internet che nella mia paletta armocromatica No, No, siamo completamente, No, la rivoluzione Vogliamo fare che mettiamo... 5 sveglie invece di sei? No, la testa non ci serve, veramente. No, no, no. Come quando un amico dice... Eh, ragazzi, ma ci vogliamo vedere quel film nuovo che è uscito adesso? Quello pluripremiato, acclamato dalla critica? Sì, bravo, vai, sì, sì, vai, sì baci, mi piace. Mi eh. Facciamo, vorremmo vedere una cosa diversa, Oppure no? ci vogliamo vedere sempre lo stesso film che ci vediamo da vent'anni, che abbiamo no, imparato no, no, a memoria? No, 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 fa no, no, no. una no, sola... All'altro no. no, si miche. mette a ripetere tutte le battute fino alla fine. Mica... Dopo tutto questo tempo Sempre Sono talmente incapace di cambiare Che sono 20 anni che ho deciso da che parte del letto dormo E non ho mai cambiato Ma poi che può mai succedere se vado dall'altro lato Salve Ma lei chi è? Che ci fa qua? È da 7 anni che ci vivo che impressione! Cioè, io sono talmente incapace di gestire il cambiamento che non riesco nemmeno a riconoscere il mio numero di telefono se non me lo dicono come dico io. Allora, te lo ripeto un attimo: 3280 3280 sì. 32, 35792. 3280. No, non 30... è il mio numero. Ma è, è quello che hai detto tu. 3280. No, 32803. Ma è quello che hai detto no Non cambia niente. Cambia tutto invece! È uguale! Zitta! La verità è che io mi rifugio nell'abitudine. Perché per fare scelte importanti nella vita serve coraggio. Come quando l'altro giorno stavo al banco frigo del supermercato ed erano finiti i ravioli, ricotte e spinaci che io compro da mille anni. E dovevo sceglierne un altro gusto tra quattro nuove ricette. Quattro nuove ricette, ma ci rendiamo conto di quante sono? Quattro! Sono più di tre! Pronto! Altre quattro ricette, alla sua età, ma stiamo scherzando. Ah, te l'ho già detto, devi provare cose nuove. Giovanni Rana, lei è pazzo, ha capito. Io le svuoto i ravioli, ha capito. Il punto è che la novità ha sempre eh. una componente di rischio. Ma io non so valutare svantaggi e vantaggi nemmeno quando ci sono evidentemente solo vantaggi. Ha la tessera vantaggi? No. Me la faccio in un minuto. No, grazie, non la voglio fare. No, non, non costa interessa. nulla. No, no, sì, lo so che però... non mi E risparmia il 15% su tutti i nostri non mi prodotti, non sa? Basta. Questo è il nome scoglione Non c'è il nome Non è il nome Grazie, voglio solo prendere le spese e voglio tornare a casa che la compilo non, io non, non, non voglio fare, ma perché Ma no, perché non, non, mi sa, oggi non mi sento Perché non, non hai il coraggio di fare qualcosa che caso. le migliori la vita Non so che a lei possa fare qualcosa. cosa è che lei è un perdente Arrivederci Che poi parliamoci chiaro, no? Che può mai succedere quando provi una cosa nuova? Oh okay, che va male! Non sono più come prima! Ti ho fatto solo lo sciacquo oggi. C'ho i capelli dilatati! No bagnati! Bagnati! Non ma... più Oppure che va bene! Bella sta camicia Fru! Ti dà una luce nuova! Grazie! E se va male comunque abbiamo qualcosa oh, di cui parlare! Che Ragazzi comunque alla fine l'ho visto quel film nuovo! com'era? Una struzzata, non lo, lo capito. sapevo allora non dico che dobbiamo riempirci le giornate di cose nuove cioè siamo abitudinari eh parliamoci chiaro non è che siamo impazziti però forse una piccola novità ogni tanto ci può donare un appetito, la cosa un più preziosa Ma non si dice <ride> <ride> Sì, si muoverò io c'è perché ho capito che nella vita bisogna Buono. cambiare Adesso provare cose nuove non fare buone. nuove esperienze eh? lo Buono. so infatti questo però di mangio ogni giovedì una nuova abitudine Vabbè, però non è che ora bisogna per forza essere così rigidi... Ogni giovedì alle 20.35. No, perché <coughs> comunque è importante la flessibilità, però. Cioè, nella vita ci vogliono. È, è scioccato ognuno. È... Un po' di vino, per favore. Amore. Sta bene ve di qua. Ah. Lo devo dire subito al mio amico Giovanni Dana. Ah, eh. Allora, ricapitolando. Oh. Come si fa a bloccare questo Amici, numero? Penso io. Oh. È un animale. Che salta, non è un canguro ed è verde. il grillo. No. Allora facciamo qualcosa di costruttivo per noi, okay. ok? Ripeti dopo vai. di me. Oggi, oggi andiamo Andiamo in, in palestra. Dormire. No, no, ma non è nemmeno italiano andiamo in dormire. Ma che te lo non è in ita italiano? Vai a dormire, decido io, vai a dormire. Va, è... wow, pure un linguista mi ma è diventato. Va, fate... In... Siamo in una fase adolescenziale. Sono anche stette. E insomma. <ride> allora, i brand content che diventano da subito uno degli elementi specifici eh, di un certo tipo di comunicazione che si sa servire dei social in maniera innovativa, che cosa sono per voi? Cosa hanno rappresentato? Allora, rappresentano... La risposta ad una domanda che è sempre più frequente sui social in particolare. Io faccio le views, faccio i like, faccio i commenti. no? Mi impegno a fare video virali eh, nei trend, eccetera, eccetera. Ma poi come trasformo questa visibilità in lavoro? E da qui, secondo me, la soluzione che la Giacal ha trovato è molto funzionale perché? Quelle, quella voglia, quel linguaggio di dire delle cose attraverso un, um, diciamo un linguaggio comico, una narrativa comica, riesce a raccontare delle storie, ma nel frattempo riesce a sponsorizzare dei prodotti. In che modo? Non più con il placement, il piazzamento del prodotto o uh, la descrizione del prodotto, ma... La rappresentazione dei valori di quel brand, cioè noi cogliamo il valore uh, del allora, brief, lore. ci <ride> mandano feedback. Questi sono gli inglesismi che non capirò mai, che in è molto più bravo, però che cosa voglio dire? Che, uh, si è riusciti a trovare una narrativa, una rappresentazione dove noi possiamo dire quello che ci preme raccontare con il linguaggio nostro solito, attraverso lo storico, ma riusciamo comunque a rappresentare anche i valori di un brand? Dal, facendo un passo indietro, c'è da dire che quando la DJ ha iniziato a fare branded content c'era un'evoluzione del mercato pubblicitario in atto, per cui. I marchi e le grandi agenzie che comunicavano sui mezzi classici come la televisione, la stampa, eccetera, dovevano approcciare a questi canali dove in effetti non c'erano regole scritte. Uh, e i The Jackal, come gli altri creator che iniziavano a popolare queste piattaforme, invece essendo nativi di quelle piattaforme le conoscevano bene e si trovavano nella posizione in cui riuscivano a dettare un linguaggio e delle regole per, uh, per queste stesse piattaforme. All'inizio, quando i, le grandi agenzie, i grandi brand andavano da The Jackal, dicevano quello che facciamo in TV però video web molto spesso voleva dire con meno budget eh, molto spesso voleva dire in meno tempo però eh, poi anche grazie al All'intraprendenza e al successo di tante case che abbiamo realizzato, il tutto si è trasformato in qualcosa che deve essere comunque fedele al messaggio pubblicitario che si vuole comunicare, ma è altrettanto fedele alla piattaforma di distribuzione in cui il contenuto viene, viene fatto. Oggi è una cosa che diamo per scontata, però... Una storia Instagram va ritenuta come tale alla sua dignità, un video YouTube ne ha un'altra, uno spot web ne ha un altro. Quindi eh, l'operazione che abbiamo fatta, fatto con Giovanni Rana è un video di più o meno 4 minuti. Che voi avrete visto in una pausa studio, durante la pausa pranzo, eccetera, per noi vuol dire all'incirca tre mesi di lavoro, dove ci sono tante persone interne ad Jackal, ma anche collaboratori esterni che lavorano a un progetto in determinate fasi che hanno anche tanti inglesismi che a Fabio piacciono molto: esatto. tipo brief, brief, timing, fee sembra Obietti un Il segreto è pronunciarle velocissimamente. Cioè, la persone pensano che tu sai l'inglese e tu hai fatto xo, 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 xo. Questo, è, questo è il grande segreto. Precisamente eh sì, siamo, diciamo la grande difficoltà è stata, ma poi. In questo, insomma, poi siamo riusciti a far capire ai brand che ogni piattaforma ha il suo linguaggio. Questo è determinante, non si può semplicemente tradurre uno spot dalla tv al web. Il web ha il suo linguaggio e faccio un'ulteriore divisione: ogni piattaforma social ha il suo linguaggio, perché Instagram non è Facebook, TikTok non è Twitch e via dicendo. Quindi bisogna trattare, noi crediamo molto. In questa dignità orizzontale dei mezzi di comunicazione, no? non c'è non la TV che è più importante del web, o il teatro più importante del cinema. Dipende sempre da come viene fatta una cosa. Quindi anche una storia su Instagram può essere un contenuto brandizzato, l'ho detto in italiano, eh, risolutivo per quello che dobbiamo fare. No, questo mi interessa molto perché se si analizza un po' la vostra storia si vede questa capacità non solo di evolvere ma proprio di, 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 di passare da un linguaggio all'altro da una strategia all'altra nell'ingaggio con il pubblico usando le piattaforme diverse e allora mi chiedo voi usate, avete usato e usate piattaforme molto diverse però avete usato anche media tradizionali il cinema, abbiamo parlato prima la televisione allora, volevo chiedervi due cose. Uno, una piccola riflessione su appunto che, che, il, che lavoro ci sta dietro a questa e poi qual è stato quello più sfidante per voi? Cioè quello che vi ha creato più Rogne. Dai, tanto per eh, allora <ride> mi sento di dire innanzitutto che noi partiamo da due fonti, che sono innanzitutto la diversificazione del gruppo. All'interno della Dejakal, che la Dejakal non è solamente quattro elementi che vedete, ma ci sono tante figure alle spalle. Questo ci tengo a dirlo: è proprio una società organizzata con tante figure. A um... All'interno della De Jaguar ci sono proprio dei percorsi diversi. Io per esempio vengo dal teatro classico, eh, Ciro nasce come ballerino, fru all'interno dei social. Innanzitutto questa diversificazione per me è ricchezza, perché ogni volta che c'è una sfida nuova, ogni volta che c'è un progetto nuovo, c'è un media nuovo, noi possiamo attingere dalla diversità come ricchezza. Noi lo viviamo veramente sulle nostre spalle, questa cosa qui. E poi non è una parola che molto spesso viene usata in modo vuoto, però in realtà è un, una cosa che ci accomuna molto, è l'umiltà verso il lavoro. Umiltà intesa non come non sentirsi all'altezza, ma come posizionamento rispetto al lavoro. Cioè noi sappiamo che quello è un mezzo nuovo e quindi ci approcciamo come chi non sa fare quella cosa. Nuova che va studiata, va approfondita. Ci affidiamo spesso a dei professionisti anche esterni che ci possono insegnare, ci possono supportare. Il nostro impegno è mantenere un'identità. Perché non dobbiamo mai uscire dalla nostra identità, altrimenti eh, diventiamo fumosi come linguaggio, come narrativa e comunicazione. però. La diversificazione degli enti all'interno e il supporto anche di professionisti esterni con un atteggiamento umile, questa è tv, dimentichiamoci tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, questo è cinema, dimentichiamoci tutto, ma noi lo facciamo anche di prodotto in prodotto, anche se sui social, ogni volta che c'è un nuovo brand o un nuovo video da fare, noi ci poniamo in una condizione da capo, cioè che cosa vogliamo dire, come lo raccontiamo, le prove che vengono fatte, il lavoro di ricerca registica, di costumi, di scenografie. È un continuo, cioè un continuo mettersi in gioco nella comunicazione. Il mezzo più difficile, non, io mi sento di dire che non ce n'è uno in particolare perché dove non c'è magari eh, tanta opportunità creativa c'è l'impresa. Del tempo che è stretto, dove c'è la libertà comunicativa, cioè ogni mezzo, ogni media ha avuto la sua difficoltà. Non mi sento di dire sarebbe scontato dire l'opera più lunga, la serialità o il cinema, ma non è così perché a volte ci sono dei contenuti. E come è, è più bello il cortometraggio o il lungometraggio? Il cortometraggio ha un suo linguaggio e ha la sua capacità di stupire. Il lungometraggio ha una narrativa, è proprio un altro pizzo ah, sushi, cioè non si fa di girare a sono due meraviglie diverse, secondo me. E noi approcciamo in cui. Non so se siete d'accordo. Per acque. me, sushi. Per te e per me, pizza. Ecco Però, qua. ci sta. No, ci sta. Però, possiamo andare al sushi e possiamo andare alla. pizza. Basta non confondere le cose. Perché o sushi capizza. Uh, non so posso eh, non dire. No. nemmeno con l'ANANAS eh, personalmente sì. però è questo il senso non confondere i campi lavorativi non confondere insomma i media c'è cioè un punto di, di identità che forse è una cosa da, da sottolineare rispetto alla varietà delle piattaforme tutti i canali dove oggi ci vedete presenti tra la tv il cinema le piattaforme i programmi video twitch eccetera e che è l'identità, il restare fedeli a se stessi, al proprio linguaggio, il saper comunicare qualcosa a chi ti conosce e farti apprezzare ancora di più da chi già ti seguiva prima. È una cosa che noi eh, diciamo spesso legata alla pizza con l'ananas. Noi eh, abbiamo costruito il gruppo su dei valori, un modo di comunicare, un linguaggio che è diventato per noi un... Uh, una sorta di canone delle fondamenta forti che ci hanno permesso di andare avanti. E mh, come ad esempio la pizza normale. Esatto. Qualunque cosa ci proponessero che implichi una pizza con l'ananas, non la faremmo. Esatto. Quindi. Perché, se si è portato avanti uno storico, c'è cioè un pensiero, un linguaggio, contraddirsi pur di vendere quel prodotto sarebbe una scelta sbagliata. Anche perché le carriere si fanno più con i no che con i sì. Chiaro. Io mi immaginavo nella risposta, devo essere molto onesto, che mi avreste detto il cinema. Perché il cinema è una macchina così pesante nella produzione eh, che in qualche modo mi sembrava potesse ostacolare la, la freschezza che comunque vi ha, vi ha sempre contraddistinto. Eh, però mi fa piacere che invece, invece no. Eh. No, perché noi nel cinema. Non nel è stato cinema... l'ananas, ecco. Esatto, noi bene. nel cinema abbiamo avuto l'opportunità di far esplodere una storia che avevamo già dentro um, in un, un gruppo tra l'altro che si conosce da tempo, che ha delle dinamiche, cioè io quando recito con Ciro, ad esempio, io lo so già so dove vuole andare, non lo guardo nemmeno, quindi in questo eravamo avvantaggiati, mentre invece ci sono altre situazioni come venire incontro ad un brand o a, a un'autorialità esterna che non gestiamo noi quello è più impegnativo in certi casi. Questo non vuol dire che il cinema è semplice, che ha altre difficoltà. Ogni, ogni storia, ogni lavoro ha le sue difficoltà, insomma. Forse noi siamo anche facilitati dal fatto che The Giacal è anche una casa di produzione, quindi la grande macchina che si mette in moto nel cinema è quello che noi nel nostro piccolo facciamo ogni volta che realizziamo un video, quindi forse la differenza principale tra il cinema e i nostri video o altre cose sta nella possibilità di esprimersi in una modalità differente che porta a un contenuto di due ore piuttosto che di cinque minuti. E anche perché eh, una, una cosa che ha sempre caratterizzato i contenuti di, di The Jacal e che forse ci ha fatto distinguere soprattutto all'inizio nell'ambito di, di questo settore è un output produttivo molto alto quindi noi non abbiamo mai pensato che il fatto di fare cioè il fatto che ma no ma non per me, per loro, io lo so io lo so per loro il fatto di avere un risultato ah. produttivo molto alto. Okay. Quindi, nel video che vedete sul canale YouTube di The Jacal ci sono le sparatorie, gli effetti speciali, il sangue che schizza e non abbiamo mai ucciso nessuno per davvero. Uh, elicotteri, uh, effetti robot, speciali, robot, androidi insomma. Sì, è un lavoro divertente. Allora, abbiamo una fortuna enorme, a proposito di questo che diceva Anna, siamo tutti sotto lo stesso tetto, dall'ideazione alla post-produzione. Nel senso che siamo proprio nello stesso ufficio. Cioè, non, non è, è metafora. Cioè, solitamente c'è un iter per cui io sono l'autore che scrivo. Una volta che scrivo il testo vado dal regista e gli faccio capire la mia idea. Il regista col suo stile sceglie gli attori. Poi si parla con la produzione, insomma è un lavoro lungo e segmentato, invece nel nostro caso no. Noi lavoriamo in maniera organica dai primi passi, cioè mentre si pensa all'idea, abbiamo pensato di far esplodere un elicottero. Simone, che è il nostro ruzzo, il nostro amministratore delegato, è il produttore de... esecutivo dei progetti. De... Lo possiamo fare? No, <ride> però... Potete avere un robot. Allora io, sono io per uccidere l'arte. Allora, <ride> però noi con i budget che più o meno ci viene comunicato possiamo già modificare l'idea. La recitazione stessa nasce in base al racconto autoriale del regista, le musiche venivano create già nel brainstorming iniziale, ho detto brainstorming. Signore, bon, fra un paio d'ore se continuiamo a parlare, imparo altri due termini e quindi voglio dire questa opportunità di lavorare in gruppo. Il gruppo è una risorsa. Io ci tengo molto a far passare questa cosa oggi. Il, uh, lavorare individualmente, emergere come individualità non è facile, però a volte uh, sembra la via più semplice. In realtà è il gruppo che ti fortifica veramente. Cioè l'io noi al discapito del Dio, dobbiamo annullare l'io per dare spazio a un gruppo che ti sosterrà sempre avere il sostegno è fondamentale magari il rapporto sarà più faticoso perché noi siamo tanti talent quindi in un video usciamo un po' tutti però è come giocare nel Real Madrid perché sai che ognuno di loro ha non una in formazione periodo. Eh? Non in questo come periodo. giocare nel Napoli, eh? diciamo così. Eh, te lo lanciate. Eh. Eh, Io ti ringrazio assist. assist <ride> però lavorare in gruppo a volte può essere più difficoltoso, ma è appagante e soprattutto getta una rete per sempre. Invece nell'individualità a volte ti puoi perdere. Io, se voi siete d'accordo, comincerei a chiedere se magari c'è qualcuno che ha delle domande da porvi. Che ne dite? Perché mi sembrano Ottimo, tutti molto sì, qui interessati, apposta. quindi se qualcuno... Ora zero domande. Attenzione, questo è, 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 questo è il momento questo... del panico iniziale. Poi appena uno tira sulla mano, tu brrrr, c'è il terremoto. Ecco, Grazie ecco. per essere stato il primo della Un applauso! Della aspetta, <ride> aspetta il microfono per favore. Grazie. Allora, innanzitutto, ciao a tutti e tre, in realtà. Ciao! <ride> e volevo solo ringraziarvi per essere qui, prima di tutto, e faccio subito la domanda. Volevo dire uh, per Fabio: um, se senti la differenza tra quando fai un video con i The Jackal o quando, per esempio, fai un film in proprio con il tuo team, penso, per esempio, anche alla serie 56K, generazione 56K, anche se quella è stata fatta, se non erro, da Francesco e basta. Se senti la differenza proprio nel mood e questo insomma. Ciao, come ti chiami, innanzitutto? Simone. Simone, grazie mille per la domanda. Si dice così no di solito? No, scherzi a parte. dire in inglese, non ti so se in lo vuoi. Grazie mille per la domanda. Sì, ci sono delle differenze, ti dico la verità. Um, quando faccio un prodotto da solo, sento la responsabilità non solo per me. Ma quella di portare anche un po' l'identità del Jagal all'interno di quello che faccio. Cioè, adesso il nostro modo di lavorare è talmente coeso tra di noi, che anche quando si fa un prodotto esterno, sicuramente ci si espone fuori casa. Quindi, non hai tra virgolette una rete accogliente. Come quando giochi in casa perché vai in un contesto nuovo, registi diversi, attori diversi con cui collaborare. Questo sicuramente. In più c'è la responsabilità di portare qualcosa che in qualche modo identifichi il lavoro di Jacal. Però questo lavoro è fondamentale perché eh, se ci fermiamo al gruppo siamo destinati poi a, a non rinnovarci. Questa cosa secondo me è sbagliatissima. Non a caso. Soprattutto ultimamente stiamo facendo anche dei lavori in maniera individuale, coppie diverse, perché come ha detto Anna prima siamo anche un'agenzia talent, talent management management management. <ride> <ride> E quindi l'opportunità di andare fuori e confrontarsi con altre realtà e poi tornare nel gruppo significa portare crescita. È difficile ma è fondamentale, altrimenti il gruppo si spegne, ma questo come in qualsiasi coppia, anche relazionale, se uno non ha esperienza, cioè non è che noi dobbiamo annullarci, dobbiamo anche crescere individualmente. Io nello specifico nasco come interprete e ultimamente um, ci saranno dei prodotti anche da interprete da solo, però ecco devo portare sempre la mia esperienza all'interno del gruppo, come crescita collettiva, insomma. Eh, puoi il microfono? No, grazie, facciamo fare il lavoro sporco. Ciao, io sono Riccardo, Ciao, volevo Riccardo. chiedervi quanto c'è di autobiografico nelle vostre nevrosi che... <ride> ma che rappresenta quelle che vedi qui. Nel senso no, no nel video, in tutto il vostro lavoro, insomma, tutte queste ripetizioni, questi tic che, che allora. abbiamo un po' tutti. Eh, io lo dico in senso no, no, positivo, eh, È senza una offesa. domanda intelligente, senza offese. Ma ti ringrazio della domanda. Cioè, eh, qua, eh, siete voi? Eh. Sì, siamo noi. Allora è chiaro che eh, lo dico lo dico con ironia, però c'è un pensiero molto profondo dietro questo. Siamo noi perché non possiamo raccontare qualcosa che non viene da noi. Ehm, significherebbe prendere in giro il pubblico perché l'onestà col pubblico, la comunicazione è data da. Un flusso, una comunione che si crea tra noi e voi, tra voi e noi. Quindi ci vuole onestà in un rapporto. Noi non possiamo fingervi delle cose che non pensiamo o non sentiamo. La rappresentazione è per iperbole, però è chiaro che noi pensiamo le cose che rappresentiamo, mettiamo noi stessi. E credo che chi lavora. Nell'ambito comunicativo debba fare questo, cioè non puoi fingere qualcosa che non hai vissuto sulle tue spalle. Poi, da interpreti, è normale che noi creiamo dei personaggi. Questi sono personaggi che sono anche molto lontani dal nostro modo di essere a volte, però il pensiero. Uh, l'emozione che cerchiamo di mettere, quella è sicuramente reale. Anche nelle tematiche, tematiche, le idee, mh, alla base di tutto c'è comunque l'idea di poter raccontare una storia condivisibile in cui si crede. Uh, e non è un caso rispetto a quello che uh, chiedevi, chiedevi prima, che i nostri contenuti si stanno un po' evolvendo con la nostra crescita. Uh, nel momento in cui The Jackal hanno fatto 30 anni c'è stato il corto 30 anni ora va da sé che ci troviamo tutti quanti a dover affrontare delle tematiche differenti che sono un po' più vicine a, a quello che stiamo vivendo sarebbe falso raccontare una, una tematica che non abbiamo vissuto che non sentiamo nostra o già molto lontana poi c'è stato il video su Ciro che ha avuto una bambina quindi la prima volta un The Jackal che diventava papà che cosa. fanno figli poi c'è stato l'imps e lì sono subentrato io. Cioè, a poi c'è seconda... stato lasciarsi, lasciarsi e qualcuno si è lasciato ci sono successe veramente certe cose. Insomma, sì, mettiamo molto ed è per questo che è fondamentale avere un gruppo onesto, perché come, ci, come si fa a raccontarsi veramente nelle viscere nella propria intimità se non hai qualcuno che ti accetta, che ti comprende e ti supporta, quindi assolutamente sì. Ciro Grazie. si è sposato per davvero però, eh? non era un video, anche se ha celebrato Fabio non era un video. Mi innesto io mentre aspettiamo altre domande. Eh, quello che dicevo prima della rivoluzione eh, YouTube, eccetera, è una rivoluzione che secondo me voi come altri, ma soprattutto voi qui in Italia, siete riusciti a cavalcare bene perché avete capito da subito... Ed è un po' questo che state anche raccontando, che quelli erano social, cioè c'era una dimensione di uno a uno tra chi produce e chi riceve, che ci, si può anche dirsi qualche cosa. Lost in Google da questo punto di vista, e fai così alla prossima puntata. Cioè, è un, un, un progetto molto diverso da quello cinematografico, quello televisivo o quello editoriale. Io metto un contenuto e chissà quale sarà il mio pubblico, poi posso fare delle indagini no, su quali sono le tendenze del mio pubblico. Lì ce l'hai direttamente, ti metti in gioco e metti in gioco il tuo pubblico. Ecco, voi siete riusciti, voi e altri, ma eh, voi in particolar modo, a capire e recepire questa dinamica per avere un continua, una continua dinamica nei confronti del vostro pubblico. E questo devo dire che è un lato davvero molto interessante e che spezza rispetto ad altri modi di produzione e che fa del modo di produzione sui social un mondo a mio parere davvero molto a parte sì perché alla fine chi interagisce con te empatizza col tuo messaggio sente l'esigenza di dire la propria non a caso i social che vanno molto bene adesso sono quei social che danno spazio alla community cioè la, adesso devi dare l'opportunità a chi interagisce con te di poter dire la, la sua, di sentirsi rappresentato, di avere il suo momento. Perciò si chiama social, non a caso, insomma, non è più, anche con YouTube, non era più un prodotto quasi imposto da una rete. Ma era un prodotto scelto dal pubblico, quindi loro erano i protagonisti. Questo ha sovvertito un po' l'ordine delle cose. Tanti dei progetti che abbiamo fatto partono proprio da questa osservazione: che la nuova comunicazione non è più quella linea verticale, non è più. Il condominio che si radunava nel cortile per vedere Sanremo a un'unica tv. E da questo nascono tante attività che abbiamo fatto, Sanremo in primis. Sanremo nasce dalla considerazione che ormai vediamo tutti la televisione col telefono in mano e ed è stato un gioco, cioè è stato piratare. Un qualcosa di inarrivabile che abbiamo tutti sempre visto in modo passivo, dire: Beh, io sto dal divano di casa mia di Settimo Torinese, Napoli, Bari, faccio dire una cosa attraverso quello che dico con il mio telefono sui social a qualcuno che è in tv. Abbiamo utilizzato Sanremo come se fosse una sorta di videogame e come siamo riusciti a farlo? Grazie alla consapevolezza che. I social network, le piattaforme che utilizzavamo, la capacità di ingaggio della community e di chi ci seguiva era in grado di sovvertire questa linea verticale della, della comunicazione. E per cui così per gioco abbiamo iniziato a chiedere ai personaggi che erano sul palco di dire termostato, mimicchio, nini uh, e di lì poi uh, sono, sono nate grandi, grandi operazioni che hanno messo alla prova la nostra creatività e la nostra anche follia, parliamoci chiaro perché poi... Qual qualcuno di noi ha chiamato Pippo Baudo a casa per dire se voleva fare il video con The Jackal, quindi vi lascia immaginare. Esatto, io ho puntato una pistola in faccia a Saviano, cioè... È una non ti annoi mai. Un lavoro divertente. Un lavoro divertente. Diciamo così, un esperimento cross-mediale che poi chissà è il futuro, no? Cioè non c'è più quasi la distinzione tra tv e social, chissà magari avremo un unico grande mezzo di comunicazione. C'è cioè una condivisione diversa, non siamo più nel, diciamo, a casa dell'unica persona che ha la tv nel condominio a vedere l'unica tv accesa, lo stesso programma, ognuno è a casa propria, però attraverso questi piccoli schermi abbiamo tutti una condivisione dello stesso momento, della nostra idea e della nostra esperienza. È una cosa a cui abbiamo molto riflettuto e che abbiamo provato a riportare all'interno dei progetti e ribaltarla in termini creativi per crearne un'esperienza di intrattenimento alla fine. Sì, negli studi di massimo so che te farà piacere, si chiama Second Screen, Esatto. Mi è piaciuta la pronuncia, <ride> e, e, ed è <ride> eh, gli scherzi, è questa idea, appunto, che non è più uno schermo, ma è sempre un secondo schermo con cui si interagisce. È stato poi i, il successo di, 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 di cose, anche come il Grande Fratello, nelle, nelle versioni successive, come X Factor, eccetera, che hanno dato la possibilità di una partecipazione. Ecco, YouTube era stato il primo grande momento in cui in calce al video si poteva scrivere qualche cosa mandarvi anche a quel paese ci sono stati io certo. mi ricordo quando facevamo queste grandi cose le ci rimpatriate delle web serie a perugia c'erano i the pills che mi facevano vedere che il 50% erano quanto siete bravi il 50% che gliene dicevano di tutti i colori era anche quello un lavoro sul pubblico molto diverso molto interessante e a c'è qualche domanda? Io ogni tanto lo chiedo. Dovete sapere. Ecco, sono un po' orbo, quindi mettete la mano su bene. Uh, ciao a tutti, eh, ciao. sono Federico e volevo chiedervi: ma mh, nella vostra carriera, nelle vostre carriere, magari avete fatto qualche erroraccio, qualche cantonata clamorosa che, però, poi vi ha, vi ha insegnato qualcosa. Grazie Can per la domanda. domanda. <ride> allora, eh erroracci non so, non, nel senso che dipende da come si vede un'esperienza, qualcosa che non è andata come volevamo sicuramente, quello sì, però ci in, tutto ci ha insegnato qualcosa, tutto ci ha portato ad una consapevolezza, poi sicuramente ci sono delle cose che... sai perché non è giusto chiamarli errori, ma io questo lo estendo anche nella vita, credo, è facile dopo delle esperienze e quindi un incremento cognitivo dire 60 anni fa come dire ah da piccolo non sapevo scrivere che cretino mo che mi sono laureato so scrivere lo dovevo fare anche all'epoca e no perché tu dopo hai fatto un percorso per imparare a scrivere quindi anche gli errori non hanno fatto altro che poi indirizzarci dove volevamo andare. Delle cose non hanno funzionato, sicuramente. Delle cose hanno funzionato meno, delle cose hanno funzionato meglio del previsto, come mi sento di dire, gli effetti di Gomorra sulla gente. Eh, era una parodia ad un prodotto che in quel momento stava andando molto bene, che era la serie di Gomorra, ma non immaginavamo fosse, diventasse così virale, cioè dei de numeri pazzeschi. Quindi, Voglio dire, noi la nostra preoccupazione e attenzione è sempre a lavorare bene e ad essere soddisfatti di quello che riusciamo a fare. Poi il feedback, quello non è gestibile, però sicuramente ci sono delle esperienze che non sono andate come volevamo. Quello mi sento di dire sì. Ok, grazie. C'è qualche altra domanda? Beh, io ruberei qualche minuto per vedere Gomorra. Che ne dite? Tanto so che dovremmo chiudere, ma. Proviamo, noi intanto facciamo un altro po' di step. Allora ci spostiamo. Altra palestra. Buonasera, signor Cavastano, sono 15,50 euro. Io non voglio niente a te. Mi hai capito? Tu come non puoi sbagliarci? Ma signor Cavastano, è stato lei ad ordinare le tue pizze e cinque croquet. Ma chi ci faccia, ma ci fa sempre ta così? Ma non le posso riportare indietro, che cosa dico al mio capo? Non capisco. Ah, non capisco. È molto spiegato. Quando stavi là in Honduras, si stava da una capanna. insieme a me ci un'americana che parlava, parlava, perché teneva paura. La sera di Antoregna mi ha mettete una maceta a mano e Cirala. A accirala. A e pregava che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Ma niente. E continuavano a, a cirala. Se no acciriamo non a te. Allora già vi tata prima la poi i braccia. Ma ci pizze pizza pizza. Mo' oh, capisci? Le taglio la pizza? Sta senza consigliere. La pizza la devo tagliare o no? Viva! mai pure scigne se sento in diritto e sta a tavola... qui. boop 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 boop

ma cagato grazie signor, uogosignou grazie mille della cena eccoci qua gli effetti di Gomorra sì tra l'altro perché il primo e l'ultimo e perché in orizzontale e in verticale per due motivi il primo è per farvi vedere quanto siamo invecchiati io e Ciro, quanto ci abbia, ci abbia deteriorato questo mondo. Il secondo è il passaggio da una comunicazione orizzontale di pochi anni fa ad una verticale. Lo stesso prodotto, gli effetti di Gomorra, abbiamo dovuto adattarci ad una comunicazione verticale perché adesso eh, i contenuti vanno sempre più su questa linea. Quindi anche adattarsi a questo è importante, pur mantenendo la nostra identità ed un prodotto che era andato bene fino a quel momento. A un certo punto abbiamo dovuto adattarlo. Quindi, anche tecnicamente c'è uno studio eh, registico, di inquadrature, di montaggio, eccetera, eccetera. Guardate che avete l'ultima chance? Perché il. Ok, mi dicono, io non le vedo. L'effetto dell'invecchiamento sulla su vita, sulla gente. Ciao a tutti, Salve. sono Gianluca. Ciao, benvenuti a Settimi. Intanto, grazie. e grazie per grazie. la comicità e l'ironia che ci regalate. Parto da una premessa perché Fabio hai parlato di onestà del gruppo, no? trasparenza col pubblico. Quindi, eh, ti vorrei fare più di una domanda anche perché non è semplice raggiungervi. No, comunque, nonostante i social, le mie domande sono un po' queste. Eh, come hai reagito quando Ciro ha vinto l'OL? Come hai reagito quando Fru è stato invitato a fare l'OL 2? E se stai pregando per un eventuale LOL 3 se ti chiamano? Tutto qua, grazie. Eh? Grazie. Grazie della domanda. Allora, uh, per i progetti futuri, non so nel senso che. Eh, noi siamo aperti a tutto, ogni progetto che ci viene proposto, noi lo valutiamo se è giusto o meno, sia per il talent che per quello che il gruppo vuole fare in quel momento. Quindi qualora possa arrivare una richiesta capiamo insieme sia per il periodo storico della The Jagal, sia se ci sono le condizioni che valorizzino il singolo talent, in questo caso me perché ha posto la domanda sull'ol. E quindi sono sempre da valutare, non diamo mai nulla per scontato, anche se ci sono stati altri talent che l'hanno fatto, anzi, è un motivo in più di osservazione e di analisi. Su Ciro e Fru. È... È stato bello vederli insieme perché noi ogni tanto facciamo delle cose anche separatamente. Solitamente sono io in coppia con Ciro eh, perché abbiamo delle dinamiche molto forti, però noi lottiamo proprio anche per lavorare eh, in maniera diversa, diciamo così. Su Ciro io già lo sapevo che avrebbe vinto, perché Ciro è così nella vita. No, no, che lo sapevo perché me l'avevano detto. Assolutamente no. Ehm... Lo sapevo perché Ciro in ufficio fa quelle cose continuamente. È uno showman, un intrattenitore, non sta mai fermo. Lo dobbiamo legare nove volte su dieci per fargli mantenere l'attenzione su una cosa. No, un già sapevamo il potenziale. Che potesse vincere, no, però sapevamo che Ciro, insomma, anche perché anche le scelte di un talent spesso vengono discusse con gli altri, perché noi ci confrontiamo su tutto. Quindi. Grazie della Giarotetto Qualche altra domanda. Io intanto guardo anche l'organizzazione che abbiamo sforato. E ditemi se abbiamo sforato troppo. No, non abbiamo sforato troppo, quindi avete ancora la possibilità di chiedere qualcosa. Trilling? Su cosa state lavorando adesso? Su tante cose <ride> Tante cose diverse <ride> Sei bravo Fabio Bravissimo Su tante cose diverse Di cui una Di cui una per esempio tante, Noi siamo una Work in progress <ride> Eh, no, non possiamo ovviamente dire nulla, però noi lavoriamo sempre contemporaneamente sia sui sì. diversi media che su diverse progettualità. Diciamo che quest'anno sarà un anno molto importante per la DJI. Un anno molto intenso che ci vedrà impegnati su più fronti e in varie formazioni. Eh, ritornerà alla TV. Uh, non lasceremo il web e stiamo lavorando a tante cose nuove speriamo di vederci l'anno prossimo al settimo per raccontarvele. Sì. Bella questa chiusura. Ah, ah. con qualche annuncio, qualcosa. <ride> allora. Sempre a meno che non ci sia la domanda dell'ultimo minuto, che non c'è, e allora io... Veramente... contributo. Ah è vero, c'è anche l'ultimo contributo. Ah, scusa, mi ero dimenticato. No, ma figurati. Era che non volevo più alzare. No, sai perché? L'ho <ride> che li ho montati io. Eh, cioè, <ride> mi dispiace. Quei, <ride> quei dieci minuti che non si vede. No, vediamo l'ultimo contributo perché ci proietta nel futuro. Come esatto. Ah, a Dai. Rispondiamo così alla tua domanda. Perfetto. Intanto salutiamo. Grazie. Ciao, grazie. 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 Guarda, guarda. Anche particolarmente <ride> <ride> Consider a cheating now oh, 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 oh. Can't to do Yeah, my left brain knows just I it was before, but it now. Oh, sta morendo Ma perché ha già morito in B?